a tutti, bentornati a Cara TV. Ovviamente il mio buongiorno va a chi ci segue il sabato alle 12.45 su Canale 5, ma il mio saluto va anche a chi ci segue nella replica del giovedì in tarda serata su Rete 4. Come sentite c'è un sottofondo musicale che ci consente di iniziare meglio questa trasmissione, infatti sono in ottima compagnia musicale, sono rigorosamente dal vivo, qui ospiti di Cara TV, i Nomadi. Queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori sopra una pietra, ce l'ha scritto così, ho difeso. Ho difeso il mio amore, Grazie, benvenuti ragazzi, i Nomadi a Cara TV, Augusto Daolio, voce solista. Augusto, ti prego di aiutarmi, presenta te i tuoi compagni così io non mi incastro con i nomi. Sì, allora lui è Daniele Campani e sono a batteria. Benvenuto anche a lui. Beppe Carletti. Sono le tastiere, Dante Pregreffi suona il basso e Cico Falzone suona la chitarra e le altre chitarre. Ti posso fare una domanda così a bruciapelo? Sì. Sai che il nostro programma si occupa di televisione, qual è il vostro rapporto con la televisione? Voi siete famosi da 20 anni almeno, se non di più, 27, la usate solo per promozione del vostro lavoro oppure c'è un interesse ulteriore? Ma a me piace molto quando la musica diventa un pretesto per in fondo raccontare delle altre storie che ci appartengono di più da vicino, ci siamo... il bisogno di raccontare un po' più se stessi, al di là della canzone, al di là del disco. Delle volte ci sono gli spazi e ci lasciano raccontare questa storia, delle volte no, ma questo è una cosa che bisogna un po' conquistarsi, insomma. Beh, questa volta io lo spazio te lo do volentieri perché c'è una canzone che tratta di un tema molto importante, che sta molto a cuore agli amici che ci seguono da casa, il tema della guerra, il tema della violenza vissuto dalla parte dei bambini. È il tema di una vostra canzone che si chiama I ragazzi dell'Ulivo, tratta dal vostro ultimo disco, Solo Nomadi. Ne vediamo un piccolo pezzo in un video. I ragazzi dell'Ulivo, i Nomadi. Ragazzi dell'Ulivo, un piccolo brano dal vostro ultimo disco, il disco dei Nomadi, Solo Nomadi appunto. Augusto, volevo chiederti un'altra cosa, voi siete stati giovedì scorso ospiti della serata Beatles su Italia 1 alle 8:30, sarete ospiti nuovamente nella seconda parte giovedì prossimo. Qual è il vostro rapporto con i Beatles, che tipo di eredità vi hanno lasciato? Noi cerchiamo disperatamente, sia dal punto di vista umano che da quello musicale e professionale, di non cadere mai nello stagno della nostalgia pura, quella che ti incatena, ma invece di ricordare le cose che ci servono poi per oggi. I Beatles è stato una parte della nostra vita, una fetta della nostra gioventù, hanno lasciato come eredità per noi che arrivavamo dopo, hanno lasciato il senso di una grande energia, soprattutto Lennon, era un uomo molto, molto curioso, a me personalmente mi interessava come persona,
molto curioso, molto energico, molto vitale. Ne pensava sempre una più del diavolo. E quindi mi interessava molto questo aspetto. E noi siamo gli eredi di questa energia. Ecco, a proposito di lei, non ricordiamo che proprio oggi cade l'anniversario della sua morte. Proprio a lui è stata dedicata questa serata Beatles. Vediamo un piccolo pezzo della prima parte che è già andata in onda giovedì scorso su Italia 1. Al deserto torniamo in studio qui a Cara TV, come promesso un momento musicale di buona musica, sono ancora con noi i Nomadi, grazie ancora di essere rimasti con noi, ci regalano il loro ultimo album Solo Nomadi, sarà come il tempo vuole. Quelle nuvole c'è anche il
I Nomadi a Cara TV con Sarà come il tempo vuole. Grazie ragazzi, grazie di essere stati con noi e complimenti allo Studio 2 a tutti quanti, perché passano come se nulla fosse da una chiacchierata a un momento di spettacolo. Vi ricordo